L'assessore Fava, l'anno inizia con due tematiche particolari, nutrie e tavolo del latte che ritorna. Allora, questione nutrie, separato un piano di contenimento, in Lombardia abbiamo addirittura 5 milioni di nutrie. 5 milioni, 4 milioni, 3 milioni, un numero impressionante, non si sa quante siano, nessuno è in grado di quantificarle, e questo è il frutto di un pasticcio legislativo fatto da questo governo che lo scorso anno ha messo tutti nei guai, togliendoci competenze in materia, togliendoci la possibilità di risarcire i danni delle stesse, creando questa situazione di stallo infinito che in casi come questo coincide con un aumento esponenziale della popolazione stessa, perché questi sono animali che si riproducono con estrema facilità e che hanno un indice di ricambio generazionale molto elevato. Bisogna essere molto sinceri, noi abbiamo affrontato questo pasticcio pur non avendo le competenze e cercando di mettere mano a una soluzione tecnica con le linee guida che sono passate attraverso la legge regionale, abbiamo cercato di finanziare le attività, l'abbiamo fatto in parte, torneremo a farlo presto, il governo ci ha messo di nuovo lo zampino e in realtà il Parlamento, perché su iniziativa del Partito Democratico si è scelto anche di contestare sostanzialmente quelle che erano le modalità di soppressione degli stessi, modalità di eradicazione delle stesse, chiedendoci e imponendoci modalità incruente, metodi incruenti, quindi non si capisce bene cosa voglia dire, si è innescato questo ping pong tra amministrazioni che hanno portato alcune amministrazioni, in particolare Mantova, a sospendere i piani provinciali. Ecco, noi abbiamo bisogno di ripartire in fretta con i piani di eradicazione, di farlo in modo sostenuto, noi metteremo risorse, siamo disposti a mettere risorse anche del nostro bilancio su questa partita, non, ripeto, non ne abbiamo competenza, ma visto che questo Stato ormai fallito non ci dà risposte, le risposte ce le diamo da soli. Quindi il piano eradicazione è quello che era contenuto anche nella legge votata in Consiglio, il provvedimento votato in Consiglio era quello? Giusto? Esattamente, si tratta di porre in essere la legge votata in Consiglio, così come era stata articolata, con le sue linee guida e di dare vita concreta, applicazione ai piani provinciali che nel frattempo sono stati redatti dalle province, che prevedono una serie di azioni concrete che hanno anche bisogno di sostegno economico, quindi noi abbiamo anche garantito questo sostegno economico, adesso però ci devono lasciare fare qualcosa perché la situazione attuale è intollerabile. Ecco, invece per quanto riguarda la questione del latte, del prezzo soprattutto, le ha detto che stanno tornando le tensioni ed è la prova poi che l'accordo che si stava per raggiungere è fallito. Perché? Io da solo dissi da subito che si trattava di un accordo fallimentare e il fallimento oggi è sotto gli occhi di tutti. La tensione di questi giorni sul mercato ci riporta indietro nel tempo. Abbiamo perso 6 mesi da luglio dello scorso anno, anche in questo caso su un'iniziativa strampalata del ministro Martina, che ha voluto a tutti i costi intestarsi una trattativa fatta con modalità sbagliate. Il risultato è che i nostri allevatori tornano ad essere sul piede di guerra, sono preoccupatissimi. Sabato scorso a Bergamo, a Ghisalba ce l'hanno dato una dimostrazione, la tensione era alle stelle, il livello di contestazione del comportamento del governo alto. Ahimè, devo dire che anche in questo caso anche le sindacali ci hanno messo del loro, perché le sindacali nel tentativo di ringraziarsi il potente di turno, in questo caso il ministro Martina, hanno assecondato un disegno che ci ha portato a schiantare. Le previsioni sono che i prezzi dal 1° marzo siano addirittura al di sotto dei prezzi minimi che erano liquidati prima dell'accordo stesso. Quindi meno dei 35 centesimi? No, meno di 33. Cominciano a circolare offerte da 32,8 dal 1° marzo, viste, le abbiamo viste fisicamente, e quindi ben lontani dai 35 e assolutamente lontani dai 40 che era la cosiddetta soglia minima di sopravvivenza per le imprese. Quindi qui ci sono aziende che perdono migliaia di euro tutte le mattine quando si alzano ad andare a mungere nelle stalle, e questo è intollerabile, perché per qualche settimana o qualche mese può essere sopportato, ma se diventa un problema di sistema e si radica questa modalità, credo che abbia una vita breve.